Martedì 15 agosto 2023, tutti al mare, in montagna, al lago. Ciao Carlo, che novità ci sono? Ciao ciao, edizione Ferragostana, buon Ferragosto a tutti naturalmente e noi siamo in live anche oggi perché insomma il mercato non si ferma mai, pensiamo che a Villa Rostan ci sia grande fermento per la Fiorentina ormai alle porte ma anche per il calciomercato e allora non ci sono grosse rivoluzioni, però ci sono degli aggiornamenti piuttosto interessanti per quanto riguarda la trattativa con Ruslan Malinovskij, il giocatore ucraino di proprietà del Marsiglia. Allora sappiamo che il giocatore vuole lasciare assolutamente la Francia, punta al campionato italiano. Diciamo che in questi ultimi tempi c'è stato un po' di tira e molla perché insomma il Marsiglia è impegnato con i preliminari di Champions League, tra l'altro la partita di ritorno si giocherà stasera martedì alle 21 allo stadio Velodrome. Vittoria all'andata per i greci del Panathinaikos e dunque insomma Marsiglia un po' con le spalle al muro. Cosa c'entra questo? C'entra moltissimo perché ovviamente un Marsiglia fuori dalla Champions League e anche fuori dalle coppe europee cambierebbe drasticamente la prospettiva sia per il club francese e naturalmente per i suoi tesserati. Ovvio che se stasera il Marsiglia volasse fuori dalla Champions, questo vorrebbe praticamente dire che insomma Malinovskij lascerà il club francese e probabilmente anche il campionato transalpino. Sappiamo che la prima squadra a farsi viva per quanto riguarda questo ottimo trequartista è stato il Torino, poi a ruota si è inserito anche il Genoa. Notizia di oggi c'è l'inserimento anche del Bologna e notizia da verificare, ve la giro come sono riuscito a intercettarla, un sito francese parla anche di un inserimento del Monza. Dunque, sarà in pole position in questa trattativa, intanto vediamo di ristabilire il collegamento. Vediamo di ristabilire il collegamento. Vai. Ci siamo. Ci okay. Allora dicevo, poker italiano su Malinovskij, Torino, Genoa, Bologna e Monza in ordine sparso, bisogna capire chi è davanti e chi sarà costretto a inseguire. Dobbiamo dire che c'è subito una discriminante, l'ingaggio di Malinovskij annuo detto dai suoi procuratori supera i 3 milioni di euro. Questo significa che insomma rappresenta per chi vorrà accaparrarsi le prestazioni di questo giocatore insomma un esborso notevole. Sappiamo che il Bologna è stato un po' freddato dalla richiesta dei procuratori, il Torino rimane in stand by, il Genoa non sappiamo se voglia affondare per questa trattativa e poi c'è l'immancabile Monza che insomma è molto attivo anche in questa direzione. Staremo a vedere, penso che stasera una parola importante verrà detta dal preliminare di Champions e poi probabilmente in settimana la questione Malinovskij dovrebbe sbloccarsi. Tra qualche istante altre pillole di mercato, coinvolgo Laura per quanto riguarda un nuovo bagno di popolarità del Genoa e dei 777 partners. Ieri sera ospiti con Blasquez, con Ottolini e con Retechi a Sky Sport nello spazio della trasmissione di calciomercato. Sì, ieri sera ospite Retechi, ospite intervistato da Gianluca Di Marzio e anche il direttore sportivo Marco Ottolini e Blasquez. È stato veramente una trasmissione rosso-blu. Insomma, dallo studio con Do, con Bonanna hanno dato insomma il benvenuto a Retechi e gli hanno chiesto appunto le sue sensazioni su questo arrivo a Genova. Lui si è dichiarato non italo-argentino ma italiano e poi il discorso è scivolato inevitabilmente sulle dimissioni
di Mancini, che insomma tanto ha voluto Retegui in nazionale. E poi c'è stata la parentesi dedicata appunto a Ottolini e a Blasquez. Blasquez ha dichiarato che si sta costruendo un Genoa che deve essere un Genoa insomma pronto per questo campionato. Non ci sono obiettivi altissimi, ovviamente quello di disputare un buon campionato, non sono stati fatti nomi. Cioè, è stata sottolineata la soddisfazione per il record di abbonati e non si sa fino, Blasquez ha dichiarato che non si sa fino a quando la campagna abbonamenti rimarrà aperta. E comunque anche dallo studio è stato sottolineato che questo affetto, questi tantissimi abbonamenti sono qualcosa di unico e che quindi bisogna assolutamente sottolineare e guardare con ammirazione. Quindi diciamo, poi ci sono state delle immagini dei trascorsi campionati del Genoa, insomma, diciamo che è stata una bella trasmissione, un'immersione rosso-blu. Carlo, ci scrive Luca Barone, dice: prima di sabato arriva qualcuno oppure no? Insomma, arriva qualcuno, è molto difficile, anche perché adesso si entra in modalità campionato, quindi sabato cominciano le prime partite, quindi insomma è anche un discorso, diciamo che le squadre adesso ovviamente non fanno festa a Ferragosto, sono tutte in campo questo pomeriggio per preparare al meglio il debutto. Io penso a questo punto di escludere che ci sia qualche arrivo. Se arriverà qualcuno, arriverà all'inizio della prossima settimana. Ricordiamo che mancano 18 giorni alla fine del calcio mercato e ormai insomma non siamo alla stretta finale, ma veramente poco ci manca. Segnalo altre pillole di mercato: sembra che finalmente qualcosa possa muoversi per il mercato in uscita. In cima alla lista pare che ci sia Yeboa, che ha alcune richieste in Francia, il Lilla, ma soprattutto il Tolosa, e qualche richiesta proveniente dalla Turchia per quanto riguarda Yalcin. Evidentemente i giocatori hanno capito fino in fondo che non c'è più spazio per loro in questo Genoa e cominciano ovviamente a prendere in seria considerazione altre proposte. Un grande mistero, almeno per quanto riguarda me, è il nome di Mattia Aramu, un Aramu che insomma è ai margini oggi del progetto Genoa, eppure in Italia non sembra avere particolari richieste il giocatore. Insomma, qualche sondaggio a Villa Rostan, ma niente di più, insomma. E invece per quanto riguarda il Sanker, altro giocatore che non rientra nei piani del Genoa, anche in questo caso qualche timido contatto dalla Bundesliga, ma insomma veramente poca roba. Però insomma, questi sono discorsi che sono destinati a entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Ci tengo a sottolineare anche una frase di Blasquez detta un po' tra i denti. Gli è stato chiesto ieri sera se insomma Gudmundsson e Dragusin sono cedibili. Lui ha detto che insomma, un po' diplomaticamente tra i denti, ha detto: se venderemo qualcuno, lo venderemo per comprare giocatori ancora più forti. Insomma, tradotto da quanto posso aver capito, è che se non arrivano offerte mostre, i big dal Genoa non si muovono, e questo è musica per le orecchie del tifoso rossoblu. Un'ultima annotazione riguarda la partita di sabato. Ricordiamo 20:45 al Tempio. Gilardino sta valutando a Pegli le condizioni dei vari giocatori. A oggi la difesa agli uomini contati, il centrocampo non abbonda e in attacco è probabilissima la supercoppia Gudmundsson-Retegui.
a oggi, dunque, stando la valutazione di vari calciatori, Martinez in porta, poi senz'altro centrale di difesa Vogliacco con Dragusin, ballottaggio De Winter, Vasquez, bisogna vedere in che condizione è arrivato De Winter dopo la tournée con la Juventus e naturalmente valutare anche l'affiatamento con i nuovi compagni. A centrocampo scelte piuttosto obbligate con Martin a sinistra e Defti a destra, a centrocampo considerate le squalifiche di Sabelli e di Strootman oggi possibilità maggiori di giocare per Badel centrale e a fianco suo da una parte Torsby, dall'altra Frendrup, in attacco Gudmundsson e Retegui, ma naturalmente vi daremo aggiornamenti costanti nei prossimi giorni. Ieri sera durante la trasmissione Ottolini ha anche svelato che il Genoa era interessato all'acquisto di Retegui già dalla scorsa stagione quando era in Serie B, quindi insomma diciamo è qualcosa che arriva da lontano, poi la dirigenza aveva desistito perché insomma il prezzo era troppo alto, però questo ha denotato che insomma il Genoa era su Retegui già da tantissimo tempo e non è stato un colpo estemporaneo. E poi appunto è stata fatta questa domanda su Gudmundsson e su Dragusin, la risposta è stata proprio quella. Quindi insomma io mi aspetto di vedere sabato ancora la coppia Retegui-Gudmundsson, che tanto mi ha impressionato in Coppa Italia, e soprattutto per l'affiatamento che c'è già fra questi due calciatori, vero Carlo? Un'ultima considerazione riguarda naturalmente la partita con la Fiorentina. Se il Genoa è un cantiere aperto, idem lo si può dire per la formazione viola, che ha rivoluzionato totalmente il suo attacco. È arrivato Beltrán, è arrivato Nzola, insomma bisogna capire se partirà Jovic, tante questioni che naturalmente affronteremo con i nostri ospiti nel corso dei prossimi giorni. Vi ho detto tutto quello che sapevo almeno per oggi, attenzione al risultato di Marsiglia che potrebbe essere molto molto interessante. Rimanete quindi sintonizzati perché su questi canali ci sono sempre aggiornamenti, anche nei prossimi giorni ci saranno tanti ospiti, marcia di avvicinamento quindi alla partita di sabato, alla prima di campionato. Carlo, cosa aggiungere? Aggiungiamo, per chi vuole aggiornamenti costanti senza perdersene uno, se volete iscrivetevi al canale YouTube, mettete il like, farete crescere il nostro canale in modo da attivare anche la campanella per avere le notifiche, per sapere quando siamo in diretta e quando ci sono i nostri contributi, praticamente in tempo reale, perché insomma in tempo di calciomercato ogni ora veramente è diversa da quella successiva. Ciao! Allora vi lasciamo con questa informazione, fate il passaparola, vi auguriamo buona serata e ai prossimi appuntamenti. Ciao!